Radio Radicale, siamo con Nicola Cunzo del gruppo Misto, per parlare di Quirinale. Allora, oggi siamo alla terza votazione che viene considerato da tutti uno snodo importante in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, volevo chiederle se qualcuno l'ha chiamata, perché tutti i deputati del gruppo Misto sono, diciamo, oggetto di grande attenzione perché pare che domani si cerchi un po' l'assalto per eleggere il Presidente della Repubblica. Allora, che cosa sta succedendo? No, in realtà nessuno ci ha chiamato perché ovviamente siamo anche in una fase di trattative, i leader politici sono anche in una fase di trattative. Diciamo che forse gli unici che chiamano in causa i deputati del gruppo misto sono alcuni giornalisti che poco frequentano il palazzo e quindi magari sarebbero sono quelli che in qualche modo dipingono e colorano questo momento così importante, un mandato che ci hanno dato i cittadini italiani e sono tanti i cittadini che aspettano subito una risposta, ma è più una coloritura di alcuni giornalisti che non frequentano il palazzo e che dà un messaggio negativo da questo punto di vista, ma siamo ovviamente nella fase della concertazione delle cose. Senta, lei quando ha visto che ieri era stata presentata una terna di candidati, che cosa ha pensato? E volevo sapere se lei è consapevole che oggi, forse tra oggi e domani, potremmo essere a una svolta o a un grande disastro. No, io non penso si possa arrivare a un grande disastro, io poi sono per mia vocazione un ottimista. Penso che le forze politiche, sia il centrodestra che il centrosinistra, siano legittimamente autorizzate a fare come il centrodestra una terna di nomi piuttosto che il centrosinistra accettarla o meno. Non dimentichiamo che tutte le votazioni quirinalizie si protraggono per un po' di giorni. Certo, siamo in pandemia, siamo in una fase emergenziale e quindi il rispetto che bisogna dare ai cittadini che non in qualche modo comprendono perché non si arrivi subito ad una soluzione, però credo non si arriverà al disastro, non si arriverà al disastro anche perché la politica in questo senso poi ne pagherebbe le conseguenze e credo i vari, anche tutti i partiti in qualche modo potrebbero buscarle dai cittadini, per così dire. Lei che ne pensa di un possibile accordo tra i partiti del centrodestra e Conte sulla Casellati? Ma su questo diciamo non mi esprimo anche perché noi come gruppo, per quanto possa in qualche modo sembrare un gruppone, ci sono delle linee e ci sono degli orientamenti all'interno. Poi ognuno di noi viene da una storia personale, professionale, che in qualche modo la dice su di noi, a differenza di quanto alcuni giornali parlano di peones, ma ci sono personalità importanti, ci sono docenti universitari in questi peones, piuttosto che uomini che vengono da un percorso professionale, per cui ci sono delle linee che vanno in qualche modo anche comprese tra oggi e domani, ecco. Quindi questo è il risultato di incontri che in qualche modo bisognava fare qualche tempo fa. Vero è che avevamo la legge di bilancio, però eravamo in un momento in cui qualcuno ha iniziato a ragionare di Quirinale. Io credo che e faccio affidamento al senso civico, ma soprattutto alla coscienza dei leader politici, perché sono loro che sostanzialmente poi debbono considerare il contesto in cui ci stiamo trovando. E anche ai giornalisti e a tutti coloro che in qualche modo sono in questa partita, perché ciò che arriva ai cittadini è anche la figura e il profilo di ciò che viene votato. Sì, è vero, ci sono delle coloriture, come alcune votazioni date a qualche collega attore piuttosto che a qualche personaggio che non starebbe in questo tipo di votazione, però certo è un segnale, da questo punto di vista va dato, e sono certo che già domani
se non oggi, la votazione sarà molto chiara e sarà più seria e professionale da questo punto di vista. Lei non ha sempre votato scheda bianca in questi giorni? Io, vabbè, il voto è segreto, quindi vabbè, sarebbe... No, io lo chiedo, vabbè. Sarebbe non, se vuole dirmelo. Io, tra l'altro, sono tra quelli che crede profondamente nella serietà anche di questi momenti in cui con lei, che è un giornalista che io apprezzo e del quale mi fido, perché so che ciò che diciamo viene in qualche modo reso così com'è. Ripeto, a differenza di tanti altri, vedesi oggi è uscito un articolo su un importante giornale nazionale, però ci sono dei pseudo giornalisti, sì, ecco, senta, a proposito... che non disegnano il profilo delle persone e danno un messaggio negativo non tanto della politica, ma maltrattano il mandato dei cittadini, dei tanti cittadini che credono nelle istituzioni che ci hanno dato mandato e ci hanno consentito di essere. Senta, di io essere ho letto oggi l'articolo che è stato scritto sul Corriere della Sera. Allora, mi è dispiaciuto molto e anche ho visto che oggi in Transatlantico qui sono venuti anche parecchi parlamentari a dire che erano dispiaciuti per come era stato trattato. È stato descritto come uno che arrotonda facendo dei film. L'articolo su di me. L'articolo, sì, sul Corriere della Sera su di lei. Allora, insomma, lei quanti film ha fatto? Beh, io ho fatto una cinquantina di pellicole. Cioè, quindi non arrotonda? No, io dico, questo è il mio mestiere. Io, grazie al mio mestiere, ho avuto la credibilità professionale per poter venire in Parlamento, certo, e rappresentare un intero comparto e non con solo. Quanti voti è stato eletto? Con 65.000 voti circa. Okay. All'uninominale, un profilo quindi professionale che ha contribuito a, in qualche modo, anche con i miei atti parlamentari, per i quali invito Indro Roncone. No, Fabrizio Roncone. Ah, non è Indro, perché credevo fosse una penna pregevole come quella del nostro Indro Montanelli. Ho fatto, diciamo, un errore io. Io inviterei, anche per rispetto a tutti quelli che vengono chiamati con un nome anche spagnoleggiante, inviterei questo anche giornalista per confrontarci anche sul percorso, diciamo, anche istituzionale e tutto ciò che è stato fatto politicamente e professionalmente in questa legislatura da colui il quale viene considerato in qualche modo con questo nome spagnoleggiante che è riferito ai cosiddetti peones. Ma questi peones di cui si parla, del gruppo misto, sono rappresentanti delle istituzioni, hanno profili altissimi e, a differenza di quello che dicono alcuni, appunto, giornalisti, che invito, ripeto, in un bel confronto in diretta magari a parlarne, perché è giusto dare ai cittadini italiani l'immagine reale del Parlamento. Sono giornalisti che tra l'altro non frequentano il Palazzo, io non l'ho mai visto questo signore, che tra l'altro non riesce nemmeno a copiare se stesso, perché mi ha messo anche in un suo libro, però sbaglia magari o volutamente il nome, ecco, forse perché Indro Roncone, Roncone, io lo inviterei a vederci, magari ci confrontiamo, ma in maniera simpatica, perché siamo in un momento davvero in cui bisogna dare serietà e credo che la serietà delle istituzioni sia trasmessa, venga trasmessa anche dai giornalisti che scrivono delle cose che sono attinenti alla realtà e magari parlino degli atti parlamentari che lo stesso profilo di questo deputato ha consentito di concludere anche atti parlamentari votati all'unanimità. Va bene, senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato cosa pensa del Quirinale e anche della corsa al Quirinale e anche di come viene descritto il vostro lavoro qui a Montecitorio. Grazie a Nicola Cunzo del gruppo Misto. Grazie, buon lavoro e speriamo di chiudere presto e di avere subito il nuovo Presidente della Repubblica.